Good morning Genova, un saluto a tutte e a tutti. Oggi voglio parlarvi del Ruanda. Il 6 di aprile del 1994, quindi 27 anni fa, un aereo che trasportava i presidenti del Ruanda e del Burundi, in particolare del Ruanda, a Biamirana, fu abbattuto. È stato presto stabilito che il suo aereo è stato abbattuto da fazioni del suo stesso campo. Lui è presidente, era il presidente Hutu del Ruanda e furono gli estremisti Hutu della sua fazione, in un momento delicato di trattative politiche, che scelsero di abbattere il suo aereo, e quella fu la parte iniziale di quello che poi fu un vero e proprio genocidio delle popolazioni. Si scatenarono massacri che portarono nel giro di 100 giorni all'uccisione di oltre 1 milione di persone, fondamentalmente popolazione Tutsi, però anche Hutu moderati. La vicenda coinvolse da altri punti di vista tutta l'area dei Grandi Laghi, in particolare il Burundi vicino e l'allora Zaire, poi diventato Repubblica Democratica del Congo. Fu una spinta abbastanza decisiva all'instabilità che tuttora continua nell'area, oltre a una densità molto grande di profughi e di rifugiati. 100 giorni in qualche modo fa riferimento anche al fatto che a metà di luglio del 1994, sempre le truppe del Fronte Patriottico del Ruanda presero il controllo della capitale di diverse aree del paese, e quindi il controllo del paese, mettendo fine al massacro. Il Fronte Patriottico del Ruanda era stato formato negli anni precedenti da oppositori al regime di Abiyamirana, regime al potere a Kigali, oppositori sia Hutu che Tutsi, e poi le sue truppe erano in gran parte costituite da profughi Tutsi delle ondate precedenti. Quindi a capo delle truppe del Fronte Patriottico del Ruanda c'era Paul Kagame, che è ancora tuttora il presidente, con un piglio piuttosto autoritario, anche questo è importante sottolineare. La vicenda del Ruanda è una vicenda terribile, caratterizzata come genocidio. Al di là delle questioni aperte di tipo politico, legale, giudiziario e di tanti altri temi attinenti, ovviamente c'è una ferita molto, molto profonda. Traumi e ferite molto grandi e tuttora aperte. Ho avuto un eco molto grande. Tanti hanno sentito parlare per la prima volta del Ruanda, però in poco tempo diventarono familiari i nomi di Hutu e Tutsi, e diventò anche un simbolo delle differenze etniche che portano fino agli scontri, a massacri e genocidi di questa portata. Perché la vicenda del Ruanda, al di là dello specifico nel paese, su cui ovviamente ci si è detto e scritto tanto, è diventato un paradigma della questione etnica e di come si pone in Africa e non solo, perché appunto è una questione molto complessa che è al tempo stesso molto facile da banalizzare, e molti lo fanno. Un paradigma che sollecita tante riflessioni. Innanzitutto è che la questione etnica c'è, esiste, è molto complessa, e che non serve a nulla cercare di negarla o di rimuoverla, e molti africani tendono a farlo. O dall'altra parte, che è altrettanto controproducente, negarne la complessità facendone un elemento univoco, unilaterale, onnicomprensibile di spiegazione di qualunque cosa succeda in Africa. E questo lo si fa molto spesso in Occidente. E tra le altre cose non è innocente, non è solo un errore analitico, molto spesso è il modo anche per scaricare le responsabilità. Anche perché appunto dall'altra parte, questo è un altro tema particolarmente rilevante, è che se la questione etnica, il nodo etnico, coinvolge costantemente quindi poteri, società e aggregati appunto e persone africane, negli ultimi 100 anni almeno, ovunque si sia posta drammaticamente in Africa, sono chiare, nitide il coinvolgimento e le responsabilità di potenze occidentali, ieri colonizzatrice, oggi dominatrice attraverso diverse
diverse modalità e diverse forme. Fu il Belgio a teorizzare la centralità del fattore etnico come elemento fondamentale di governo e di controllo del Burundi e del Ruanda. Fu la Francia a sostenere il regime appunto di Abiyamirana per affermare la sua influenza nell'area negli anni di grande delicatezza, di cambiamenti, quindi sostenendolo e in qualche modo anche chiudendo gli occhi su quelli che erano manifesti preparativi di questo, del massacro e del genocidio. Tutto questo, tra le altre cose, non dimentichiamoci che si svolse in presenza di truppe dell'ONU che poi si ritirarono e di truppe francesi che fondamentalmente si accontentarono di proteggere cittadini europei e poi dopo di evacuarli. Appunto, negli anni sono usciti diverse prove di quello che già si sapeva, documenti che hanno inchiodato la Francia alle sue responsabilità, l'ultimo dei quali anche una ricerca da un gruppo di storici francesi usciti appena un mese fa, nel mese di marzo scorso. La questione etnica rimanda a degli irrisolti storici, però che rimanda sempre e costantemente anche a delle questioni attualissime, molto presenti, che coinvolgono tanto i poteri quanto le comunità e le società. Da questo discende anche, ve lo dico da storico, che la storia non spiega tutto e che non basta ricordare. Ci sono dei nodi sempre attualistici da affrontare, da sciogliere per questo. Per cui, da un certo punto di vista, il fatto di essere Tutsi o Hutu non rappresenta a priori una condanna ad essere carnefici o vittime. A seconda dei momenti storici, in Ruanda e in Burundi, Hutu e Tutsi sono stati sia carnefici che vittime, però ci sono stati anche coloro che hanno avuto la capacità e fatto le scelte di sottrarsi attraverso diverse modalità e in alcuni casi anche andando via. Ci sono coloro che non solo appunto si sono sottratti rimanendo, però anche hanno cercato delle strade diverse per affermare un'alternativa, di cui per esempio l'importanza fondamentale dell'esperienza di Marguerite Barankitse del Burundi, di cui vi ho parlato alcuni mesi fa. Non c'è una condanna in base all'appartenenza etnica o religiosa. La capacità e quindi di proporsi, di assumere questa complessità è molto molto grande. Appunto, ci sono queste esperienze che coinvolgono tutti i momenti e le crisi sono stati molteplici in Ruanda e in Burundi e poi in tante altre realtà del continente. In tutte quelle circostanze ci sono state tutte queste espressioni, quindi di coinvolgimento come carnefici o come vittime o come persone che hanno scelto di sottrarsi e delle persone che hanno scelto di sottrarsi ma anche di cercare di intraprendere un percorso diverso, affermativo di altre possibilità e quindi della possibilità di assumere questo elemento, quindi partendo da questo sguardo sull'umanità di cui parlava Marguerite Barankitse, di una umanità, di una specie umana che ha le sue diversità, anche quelle di genere, quelle etniche e diverse altre, che si può assumere positivamente anche per affrontare i nodi e la complessità appunto della questione etnica. Sul Ruanda e su quella vicenda sono stati scritti tanti testi, c'è un film, Hotel Ruanda, che racconta in maniera sempre più controversa una vicenda all'interno di quei momenti drammatici. Ci sono diversi libri a questo proposito, ci sono anche testimonianze, romanzi, c'è un reportage, quasi un instant book, di una grande giornalista belga che si chiama Colette Breckman, che ha scritto appunto Ruanda, storia di un genocidio, uscito nel 1995, quindi appena un anno dopo, e lei non ha aspettato una risoluzione dell'ONU per parlare di genocidio, uscita anche in italiano nel 1995, non so se si trovi facilmente, probabilmente in biblioteca. Ha scritto tante altre cose, sempre sul Grandi Laghi e sul Ruanda. Mi sembra appunto che quello sia un approccio molto efficace, molto condivisibile sulla vicenda del Ruanda. Un saluto e alla prossima.